Il counseling ha l'obiettivo di introdurre e diffondere una logica di centralità della persona per migliorarne la qualità delle relazioni e della sua vita. Non si rivolge solo al disagio del singolo individuo, ma abbraccia tutti i settori riguardanti la relazione in generale e la relazione di aiuto in ambito aziendale, scolastico, legale, familiare, di coppia, nel volontariato, eccetera. Per esempio, oggi nel mondo del lavoro, in ambito aziendale e nelle organizzazioni in generale, il bisogno di supportare e sostenere le persone che vi lavorano è in costante crescita. Momenti di difficoltà personali, disagi, le insoddisfazioni influiscono spesso sulle prestazioni lavorative e rallentano il processo di crescita formativa e produttiva del soggetto. Spesso nelle aziende vengono realizzati corsi per la gestione delle risorse umane, finalizzati proprio ad aumentare il benessere e conseguentemente la produttività di quell'azienda. A questo proposito, il counseling aziendale si dimostra come un'efficace relazione di aiuto che mira alla promozione del benessere della persona, valorizzando le capacità individuali e indirizzando le energie e le motivazioni dei singoli verso sviluppi coerenti con le esigenze di quell'azienda. In pratica si parte dal presupposto che il benessere dei dipendenti e la qualità della loro vita, anche lavorativa, si rifletta sulle loro motivazioni professionali e sulle loro prestazioni specifiche, incidendo positivamente sulla produttività. Un'altra cosa importante per l'equilibrio, la salute mentale, il benessere della persona è la sua componente spirituale, è la coscienza della sua componente spirituale che esiste in ogni individuo. Secondo me, qualsiasi relazione di aiuto che trascuri questo aspetto è incompleto. È necessario aiutare le persone ad accettare la loro parte spirituale, ad affermare quella che molti chiamano la tensione spirituale, cioè la tendenza di ogni individuo verso la propria spiritualità, che insita nella natura umana. A questo proposito, la psicologia umanistica e Carl Rogers, in particolare, un noto psicologo americano, il padre della terapia centrata sulla persona e anche il padre del counseling, potremmo dire, Rogers ci dice che l'uomo, l'essere umano, non è solo spinto dalle sue pulsioni, bisogni interni o determinato da influenze esterne, condizionamenti sociali. Non è solo prigioniero tra un bisogno di sopravvivere e la necessità di adattarsi al mondo esterno, cioè il conformismo, è anche capace di volare più alto. Oltre tutto questo, oltre alle pulsioni, ai condizionamenti, insomma, è attratto da mete importanti, capace di evolversi, è spinto all'autorealizzazione, è capace di migliorarsi e creativamente di tracciare una sua strada verso mete che poi lo condurranno alla sua realizzazione. La strada della professione, per esempio, la strada della famiglia per alcuni, la strada delle amicizie per altri, dell'impegno sociale e culturale per altri, o anche della spiritualità, ognuno seguendo i propri interessi coerentemente ai propri valori, ai propri talenti, alla propria vocazione esistenziale. Tutto questo, tra l'altro, nel mondo di oggi sembra utopistico, sembrano belle parole, ma di difficile realizzazione pratica. Ma io credo che dalla confusione, dal brancolare della nebbia dei bisogni, di pulsioni, conformismo tipico dell'uomo di questa società, al rivolgersi con determinazione alla propria meta e fare di questa meta il traguardo della propria vita, l'obiettivo principale della propria vita, il senso, direi, della propria vita. Non è facile, non è sempre facile per tutti. Ma secondo la mia esperienza, certamente, si può essere incoraggiati e facilitati a procedere in questa direzione, in questo processo di crescita, di consapevolezza, di miglioramento di sé, di naturale autorealizzazione. Come? In vari ambiti, in tutti quegli ambiti, in quei contesti che mettono in primo piano, innanzitutto, il rispetto per la persona, che mettono in primo piano la dignità umana,
Uno di questi contesti è proprio il counseling. Il counseling può agire, non può agire su eventi e problemi psicopatologici, che sono invece di competenze dello psicologo, quindi depressioni, attacchi di panico, sono competenze dello psicologo, psicoterapeuta, se non proprio dello psichiatra. Il counseling ha invece un obiettivo più limitato ma chiaro, cioè usare la comunicazione verbale o non verbale e proprio alcune tecniche di colloquio che poi andremo a vedere per spronare una persona che ha bisogno di aiuto a conoscere meglio e più nel profondo se stesso, a conoscere e utilizzare le proprie risorse, i propri talenti, attraverso percorsi che possiamo definire di autoesplorazione. Sì, perché le persone molto spesso non si conoscono. Non si conoscono nel loro profondo. Hanno molte risorse dentro di loro, ma non lo sanno. Oppure semplicemente non riescono ad esprimerle. Lo scopo del counseling è proprio quello di sviluppare nella persona una forte determinazione che passa proprio attraverso la consapevolezza delle proprie capacità. Quello che per usare in termini inglese viene chiamato empowerment. Cos'è l'empowerment? È semplicemente un processo di crescita sia dell'individuo sia di un gruppo. L'empowerment individuale significa potenziamento personale e professionale per utilizzare al meglio le proprie capacità, le energie, le potenzialità. Significa diventare protagonisti della propria vita e del proprio lavoro. Significa saper essere innovativi, propositivi. Significa saper mobilitare il meglio di sé per la propria espressione e per la propria crescita. E questo influisce sul proprio sentimento di benessere e sulla percezione di autoefficacia, sull'autostima. Ha un po' a che fare con variabili come la motivazione, la sicurezza di sé, l'energia psichica, la tendenza ad un locus of control interno, cioè sia la sensazione di controllare la propria vita. L'empowerment a livello aziendale invece consiste nello sviluppo delle risorse umane, significa in sostanza coinvolgere i dipendenti, motivarli, valorizzarli per far funzionare meglio a livello organizzativo l'azienda o un gruppo. L'empowerment di un paziente in ambito sanitario deve essere effettuato dal personale sanitario, medico, infermieristico, psicologo, counselor. Consiste in un maggior coinvolgimento del paziente nelle decisioni della propria cura. Le decisioni possono riguardare i trattamenti o anche il possibile sviluppo e organizzazione del servizio stesso in cui è inserito il paziente. Questo coinvolgimento non è possibile nelle situazioni di urgenza in cui è lo specialista che deve decidere subito per il paziente, ma è fondamentale per quanto riguarda tutte quelle malattie croniche come l'artrite, le malattie cardiovascolari, i tumori, il diabete, l'epilessia, l'obesità e altre patologie croniche invalidanti. In particolare si è visto che l'empowerment ha un grande impatto sulla gestione della condizione dei pazienti oncologici. Questo è emerso nel Forum internazionale sull'empowerment del paziente oncologico, si è tenuto nel 2017 all'Università degli Studi di Milano. I pazienti oncologici sono i primi ad esprimere un desiderio di essere maggiormente coinvolti nel processo di cura. Quando si inizia un percorso di cura oncologico occorre condividerlo col paziente, a prescindere dall'età e dalle sue conoscenze in ambito medico. E la società attuale non favorisce la valorizzazione delle persone. Si è visto che soggetti con un alto livello di autoefficacia per un determinato compito sono più predisposti ad intraprenderlo, sono più motivati e di solito riescono a raggiungere più facilmente gli obiettivi rispetto ad individui che hanno un senso di bassa autoefficacia. Quindi è importante valorizzare le persone. Questo senso di autoefficacia è il risultato proprio del processo di empowerment che viene può essere facilitato nel counseling. Le caratteristiche che rendono un ambiente favorevole per l'empowerment, secondo Ask, sono in particolare la fiducia, l'onestà, l'autenticità, l'accettazione, il rispetto, la valorizzazione, la condivisione tra pazienti e professionisti. Sono tutte caratteristiche che vengono espresse proprio dalle tecniche di counseling che noi andremo a vedere. Insomma, il counseling utilizzando alcune tecniche di colloquio che esprimono fiducia nell'altro, autenticità, rispetto, accettazione, facilita l'empowerment, cioè il coinvolgimento, l'attivazione delle risorse,
valorizzazione dell'altro, giusto per darvi un'idea. Com'è la comunicazione di chi utilizza il counseling? Counselor, chi utilizza il counseling in generale, anche altri professionisti, anche in ambito familiare, in ambito aziendale, è chiamato soprattutto ad ascoltare, senza giudicare, senza mettersi sempre su piedistallo, ad esprimere fiducia e accettazione, senza dare sempre consigli. La società attuale invece, al contrario, è molto giudicante. In questo modo che fa, crea dipendenze e tende a svalorizzare le persone. Favorisce il condizionamento, le persone tendono a ricercare quindi approvazione, considerazione, stima sempre da parte degli altri. Solo alcuni riescono con la maturazione ad affrancarsi da questo continuo bisogno di conferme esterne, cioè la ricerca della stima degli altri, della considerazione degli altri. E dopo un certo tempo, una certa maturazione, riescono a darsi considerazione, stima, autonomamente. Cioè l'aumento dell'autostima. E tutto questo aumento aumenta il senso di autoefficacia e di sicurezza di sé. Ma molto spesso la stima, la considerazione esterna, e anche l'interna, nutre solo l'io, l'ego delle persone, che diventano sempre più egocentriche. O proprio egoisti a volte. È solo l'accettazione incondizionata, tra parentesi, amore, e non il giudizio, anche se positivo, considerazione. È solo l'accettazione, dicevo, che invece riesce a nutrire la profondità di quella persona, la sua anima, potremmo dire. E questo rinforza e rassicura veramente e stabilmente, perché a differenza della stima, della considerazione, l'accettazione incondizionata da parte degli altri non ha bisogno di essere continuamente rinnovata, confermata, quindi non crea dipendenza, non condiziona la persona, la lascia libera. E la società attuale invece è l'opposto, è molto giudicante. Inoltre tende molto spesso a lasciare le persone sempre più sole con i propri problemi. In questa società le persone devono apparire sempre vincenti, di successo. Sembra che non ci sia spazio per chi invece si trova in difficoltà, in crisi dal punto di vista psicologico, come molto sta accadendo soprattutto in questo periodo, soprattutto in questa seconda ondata della pandemia. Perciò per queste persone è fondamentale trovare qualcuno che le ascolti. Parlo in generale delle persone che hanno un disagio, che hanno in crisi. È fondamentale trovare qualcuno che semplicemente le ascolti, le accetti, senza giudicare, e che le comprende, le valorizzi, cioè le faccia crescere. Il counseling ha esattamente queste caratteristiche, serve cioè a dare risposta a due dei principali bisogni che ha creato nell'uomo questo tipo di società, la società attuale, cioè il bisogno di essere compreso e ascoltato, in una parola, accettato senza condizioni. Quindi senza creare dipendenze da chi aiuta, ma rinforzando, valorizzando la persona stessa, stimolando appunto il processo di empowerment.